Giorno dopo giorno si ci prepara anche nel Sannio per una più ampia vaccinazione per le categorie fragili contro il coronavirus. Nei prossimi giorni i medici di base scenderanno in campo per le vaccinazioni dopo che è stato firmato un accordo tra Regione Campania e sindacati. I professionisti della medicina generale in maniera volontaria potranno ora partecipare attivamente alla campagna vaccinale, sia nella fase di registrazione e di adesione sia in quella di somministrazione delle dosi ai propri pazienti. Hanno deciso che su base volontaristica, quindi non sarà un obbligo per il medico, ma sarà soltanto una adesione volontaria, i medici di famiglia potranno collaborare e intervenire in prima persona nella campagna vaccinale, sia somministrando il vaccino a domicilio dei pazienti, sia nel loro studio, sia partecipando poi, quando ci sarà disponibilità di maggior vaccino, anche nelle attività degli hub vaccinali. Ora si attende l'arrivo dei vaccini per poter immunizzare le persone fragili gravemente ammalate. Il medico di famiglia, io lo vedo sempre come vedevo il mio medico di famiglia, quello che del suo assistito, non diciamo paziente, ma del suo assistito, conosce tutto, quindi è veramente l'unico che può dire qual è il paziente che deve essere trattato assolutamente a domicilio. Si è ora al lavoro anche per i pazienti oncologici. Saranno vaccinati presso le strutture oncologiche, presso gli ospedali, presso i centri a cui loro fanno riferimento.